destra possiamo vedere i tratti del temperamento, no? Se guardiamo i volti, vediamo la paura, l'insicurezza, la chiusura, l'introversione. E se trasferiamo tutto questo sulla foto a destra, guardiamo l'identità come a una integrazione, come una presenza dei vari tratti che la persona trova, per una modalità che trova per mettere insieme e per organizzare la propria personalità, attraverso una modalità che questo sempre dell'interazione con l'ambiente, e in modo da sviluppare un'identità che fisiologicamente guardiamo come qualcosa di flessibile e non di rigido. Diciamo che alcune cose sono già state dette, perché il lavoro che noi stiamo facendo è un lavoro che tende a integrare i tratti temperamentali, le impasse e i livelli di identità di morte. Allora, questa foto ci ricorda qualcosa? Ricorda qualcosa? Allora, ricordate la metafora: nasciamo principi o principesse. Questa è una foto che ha trovato Elena. Su internet è anche segnata la fumettista che l'ha disegnata. Pensiamo che sia una lista transazionale. Allora, cosa ci decisamente interessante questo ranocchio. Sappiamo che nasciamo principi o principesse, e dice Bernd, poi nell'interazione con i nostri genitori ci trasformiamo in ranocchi, e poi il compito della terapia è riprendere lo sviluppo interrotto del principio della principessa, dice Bernd, no? Su questo ci siamo interrogati e continuiamo a interrogarci. In fondo è questo ranocchio, ha un senso nella nostra storia, ha un senso, ha un significato. E rispetto a questo, siamo partiti dalla nostra riflessione da una cosa che è stata sottolineata qui da Anna quando ha parlato della teoria dell'attaccamento, e noi abbiamo pensato: che cos'è l'okayness nella relazione terapeutica? Abbiamo visto stamattina l'okayness è il nostro principio filosofico, ma cosa significa per noi vivere l'okayness? Allora, dalle nostre riflessioni è nato che vivere l'okayness significa sintonizzarci su ciò che il paziente ci porta, e in particolare quanto è importante sintonizzarci poi sul temperamento che il paziente ha. E qui abbiamo preso spunto dai tratti temperamentali di cui parla Groninger. Qui dice che ci sono quattro tratti fondamentali: la ricerca della novità, la curiosità, uno; l'altro è l'evitamento del danno, quindi il bambino che si muove nella paura delle conseguenze; l'altro ancora è quello della tendenza alla ricompensa, il bambino che ha bisogno di essere incoraggiato attraverso la ricompensa; e poi il quarto, la persistenza, no? Cioè il tipico dello sforzarsi per raggiungere l'obiettivo. E a un certo punto nella nostra riflessione abbiamo pensato che è importante per il terapeuta sintonizzarci su questi tratti. Perché? Perché c'è un rischio che è quello che, se quando questo non avviene, che possiamo scambiare come la conseguenza di un'inclusione quello che invece è un tratto temperamentale. E questo può avvenire quando, per esempio, il terapeuta o di fatto collude con un tratto temperamentale simile al paziente, o quando non riconosce in sé un certo tipo di tratto temperamentale, quindi in qualche modo non lo accetta nel paziente, quindi attraverso l'analisi del vissuto controtrasferale. Allora, diciamo, abbiamo pensato che l'okayness è quello di modularci, di sintonizzarci su questo, no? E diciamo, in questa riflessione abbiamo poi fatto riferimento ad alcuni autori. Vedete a sinistra Bowlby, di cui già Anna vi ha parlato in abbondanza, e
con la teoria dell'attaccamento chiaramente, poi con Winnicott, e quindi nella sua visione della relazione madre-bambino, per quanto ha donato la psicologia sulla madre sufficientemente buona. Poi vedete a sinistra il nostro Carlo Moison. Carlo ha fatto un lavoro interessante, ci sembra, sul fatto che abbiamo visto come l'identità, quando si sviluppa in modo fluido, è flessibile. Lui a un certo punto, che cosa ci ha detto? Cosa sviluppa? Uno degli aspetti teorici che ha sviluppato sono i livelli di identità. Cioè, cosa succede? Che quando una persona, come dire, una delle conseguenze dell'impasse è che la persona si convince, nel passaggio da principe a rospo, assume un'identità negativa. Lui parla di bambino arcaico fissato, quello in cui il bisogno iniziale non è soddisfatto. E, una volta, e poi il bambino si forma delle convinzioni di copione, dando origine al bambino arcaico privato. Ora questo poi lo vedremo con ella proprio in questo esempio clinico, che corrisponde alle convinzioni di copione. Però il bambino ha bisogno di essere accarezzato, ha bisogno, ha fame di riconoscimento e di struttura. Che cosa fa? Metterà un abito che gli consentirà di soddisfare questo bisogno nelle sue relazioni sociali. E qui nasce la maschera. Il bambino arcaico sociale, un'altra identità rigida. Dice Carlo, l'insieme del bambino arcaico privato e della maschera, del rospo e della maschera, fa il personaggio sociale. Allora, noi abbiamo messo in relazione, quindi che cosa? I tratti temperamentali del bambino, la relazione di attaccamento, le primitive relazioni oggettuali, con i livelli di identità e l'impasse. E un'altra cosa che abbiamo approfondito è che, già avete parlato di impasse, quindi non ci soffermiamo su questo, quello che può nascere quando ci sono dei tratti temperamentali che sono in contrasto tra di loro. Questo è un lavoro che hanno fatto anche Ella insieme a Enrico in un articolo che è uscito l'anno scorso. Cioè, che cosa succede? Che possiamo trovare nel temperamento una persona che ha un tratto temperamentale di ricerca della novità che si unisce a un tratto temperamentale di evitamento del danno. E questo dà origine a delle impasse, però impasse temperamentali. Cioè, già all'interno del temperamento abbiamo delle impasse. E certamente il modo di intervenire su queste impasse è diverso da quello con cui siamo abituati a intervenire sulle impasse di cui ci hanno parlato i Guldig e che Mellor e gli altri autori che l'hanno sviluppata, Vittorio Gelosa. E poi abbiamo visto, come vedete, il nostro Kember, non nostro ma diciamo li conosciamo, perché ci sembra che l'ansia, lo sento nostro perché è nostro amico, cioè lo sentiamo così, non è un caso, voglio dire. Praticamente perché l'ansia la vediamo come una dimensione psicopatologica universale, trasversale, sintomo di diversi disagi psichici che possono variare da aspetti nevrotici ad aspetti significativi di una patologia di personalità come quelle descritte dal DSM-5. E ci sembra che Kember, che lui, voglio dire, nella sua organizzazione di personalità, organizzazione nevrotica, organizzazione border, organizzazione psicotica, voglio dire, ci dia un substrato teorico a questa dimensione trasversale dell'ansia. Ora lascio la parola a Ella. Grazie. Allora, ringrazio innanzitutto i relatori precedenti perché diciamo il nostro intervento si può soffermare sulla parte eziologica, perché poi la parte psicopatologica di trattamento in parte è stata già trattata. Comunque descriverò il caso di questo uomo di 31 anni, Solino l'abbiamo chiamato,
Sì, è un diplomato di un istituto professionale, celibe, molto molto celibe, molto celibe. Celibissimo. Ha rapporti intimi, ma occasionali con prostitute o quant'altro, non ha una relazione intima assolutamente. E non ha amici, l'unica relazione stabile nella sua vita è la mamma. Il padre è responsabile di un'azienda farmaceutica, quindi è sempre fuori fatto fuori. Voi troverete che questo è il caso di cui abbiamo discusso nel nostro capitolo, quindi il ruolo di Solino era anche quello di stare proprio, di essere il marito sostitutivo della madre. Ha una sorella, una madre che era casalinga, ha una sorella con la quale ha un buon rapporto, ma superficiale, non so come si può fare, un rapporto tra fratelli piuttosto formale. Cosa succede a Solino? Che praticamente mentre è in azienda e sta facendo un tirocinio volto all'assunzione, lui è un sistemista, ha fatto dei corsi, delle cose per cui aggiusta computer, guarda il sistema e quant'altro, mentre in azienda deve risolvere un problema e si sente morire letteralmente, quindi il cuore gli esce dal petto, sta malissimo, suda eccetera, fugge, scappa, non torna più in azienda. Si ritira a casa e riesce ad uscire dopo questo evento solo per andare dallo psichiatra, che gli darà ansiolitici e neurolettici, e sostanzialmente si chiude nella sua stanza col suo computer, con i suoi giochi, nelle sue realtà virtuali, dove conosce, dove investita, dove si dà gli appuntamenti con gli amici alle pendici di qualche cascata e quant'altro. E quando arriva in terapia? Arriva in terapia perché? Perché i farmaci che prende lo annebbiano, lo ottundono, quindi decide di non prenderli e quindi ha una riacutizzazione dei sintomi. Allora pensa di andare in terapia. Quindi la terapia viene dopo un aspetto farmacologico che in qualche modo si voleva eliminare. Sull'aspetto fenomenologico la diagnosi che abbiamo fatto è sia da DSM che da PDM, inizialmente naturalmente è disturbo d'ansia sociale. Lui non solo non vive bene le situazioni nelle quali sta in una prestazione, deve fare qualcosa, viene guardato, ma anche al bar. Anche l'idea di poter stare in una situazione dove ci sono altri che possono in qualche modo a comprare il pane, assolutamente, no? Quindi inizialmente disturba l'ansia sociale, poi conoscendolo viene fuori che non ha relazioni intime, che non ha amici. Dice una cosa che all'inizio proprio mi colpisce, dice lui dalle persone che lo conoscono, che lui non reputa amici, ma che lo conoscono, è considerato come un punto di riferimento. Però lui dice, io per un'ora che parlo con una persona ho bisogno di 10 ore di recupero. 10 ore di recupero. Quindi la dimensione relazionale, almeno vissuta, nella modalità con la quale viene in terapia, è assolutamente un dispendio infinito di energie. Quindi diamo disturbo schizoide di personalità premorboso, perché comunque ci sono degli aspetti che poi andiamo ad approfondire con il PDM, no? Perché voi sapete bene la diagnosi da DSM, sì, ce lo fa inquadrare eccetera eccetera, però ci sono degli aspetti che col PDM ci andiamo a recuperare, che ci spiegano un po', no? Quali sono poi le caratteristiche di questa persona. Quindi ACP, personalità schizoide, bene, tra virgolette non per lui, ACP è una compromissione dell'area dell'identità e delle relazioni. Dell'identità e delle relazioni perché? Perché lui sostanzialmente dice, io non capisco
perché gli altri mi vedono come, mi chiedono le cose, cioè proprio non mette insieme, no, gli aspetti di come lui si presenta agli altri e quello che lui sente nella relazione degli altri. E assolutamente questa cosa delle relazioni, che è una cosa che poi riprenderò dopo sul centro transfer, però lo dico dopo, ha detto no, lo dico dopo. Comunque una capacità di comunicare, una compromissione della capacità di comunicare e comprendere gli affetti, non comprendere né i suoi né quelli degli altri. Non c'è nella relazione, non sa quell'altro che fa, cosa pensa, non, e di conseguenza anche sì, non si percepisce. Però ha una buona capacità di adattamento e resilienza. Perché? Perché voi un tipo di questi ve lo aspettate che va a fare il servizio militare di sua scelta e si trova bene. Fa un anno e si trova bene. Quando me l'ha detto io sono rimasta così, dice, ma come ha fatto? Com'è successo? Com'è successo? Che lui aveva trovato la sua dimensione. Aveva trovato la sua dimensione, lì c'erano degli ordini da seguire che lui sistematicamente seguiva per quello che gli interessava, perché poi aveva trovato la sua dimensione, che era sempre vicino al computer, era sempre quello che doveva controllare i monitor, doveva fare le cose, no? Ad esempio mi diceva, io l'alza bandiera l'ho mai fatta. Però comunque, no? La cosa che è stato un anno lì e lui lo definisce come l'anno migliore della sua vita. L'anno migliore della sua vita. E dormiva in camerata, io poi ho investigato, no, è stato bene. Quindi comunque aveva trovato una sua dimensione di adattamento in quel contesto, aveva attivato quali erano le sue competenze per stare lì e le aveva messe a frutto, perché poi presentandosi in un certo modo le avevano dato il compito che era più adatto a lui. A livello dell'assess abbiamo disturbi di insonnia, ansia e sporadiche derealizzazioni. La derealizzazione ha a che vedere con il fatto che lui sostanzialmente, quando è nella relazione con l'altro, non si percepisce, cioè si guarda mentre ha questa relazione, mentre parla. Quindi, come diceva Rino, lo vedremo secondo questi due livelli, no? Il temperamento e l'identità di Moiso. Analizzando l'aspetto temperamentale, vado veloce perché Rino già l'ha accennato, magari Enrico dopo lo accennerà ancora, quindi vado veloce su questo, poi magari ne parliamo dopo. A livello temperamentale, quello che abbiamo valutato è che la ricerca di novità, la novelty seeking, era molto alta. Sin da bambino mi racconta degli episodi che tipo era a casa, su, eccetera, eccetera, e doveva conoscere tutti gli spazi della casa, quindi saltava sui mobili, spostava i mobili, cioè comunque doveva conoscere tutta, tant'è vero che la mamma diceva che non lo poteva lasciare un attimo da solo perché lo trovava arrampicato, era così, quindi una ricerca proprio di novità, di stimoli molto molto alta, che io ritrovo anche oggi, perché quando è nei videogames lui è molto bravo. Lui cerca tanto, lui è uno che va a individuare il gol, lo insegue e si sta lì anche 10 ore perché tanto vuole conoscere, vuole vedere. Alta presenza di evitamento del danno, questa è la tragedia di Solino, la tragedia, perché? Perché pur essendo così curioso, sin da piccolo aveva paura, ad esempio una paura che mi diceva, che mi ha fatto molto tenerezza, è stata che quando la madre lo andava a svegliare, apriva la persiana piano piano e lui aveva paura di questi raggi di sole che arrivavano all'improvviso, perché era questo elemento nuovo, quindi diceva che quando arrivavano anche solo dalla persiana entravano questi raggi di sole, lui saltava da piccolo, questo racconto della mamma ansiosa naturalmente, vabbè, poi vediamo.
una bassa ricompensa dalla dipendenza, assolutamente l'altro non lo riconosce, una bassa persistenza, sì, è curioso, però resta lì, no? Diciamo poi può anche perderlo l'obiettivo, può anche perdersi nella diversità. I livelli di identità di Mois ci dicono che se l'accettazione di questi aspetti qua, no? Che sono del bambino naturale, che per noi rappresenta il bambino temperamentale, se l'ambiente non riconosce e adatta e rende adattabili, no? Noi diciamo nel nostro articolo che il bambino temperamentale è come il perverso polimorfo di Freud, al quale manca l'adattamento, qualsiasi tratto in alta espressione o in bassa espressione necessita di un adattamento. Se nella relazione, come è stato detto precedentemente, il genitore per problemi personali o perché non riconosce il tratto o perché ce l'ha uguale non riesce a creare questo adattamento, succede quello che dice Moiso, no? Si creano dei livelli di identità, uno sviluppo dei livelli di identità che avviano verso uno sviluppo limitante, e quindi abbiamo un principe annichilito, che è il momento nel quale prende contatto e resta fissato, un po' la chiusura, no? Che diceva Anna, resta fissato sui bisogni, il bisogno di essere riconosciuto, di avere questo adattamento, di essere aiutato in questa via. Come lo supera questo annichilimento? Lo supera con delle convinzioni di copione, che sono il rospo. Si convince di alcune cose, se stesso, gli altri, il mondo, e dopodiché definisce qual è l'aspetto che gli consente di avere una condivisione con gli altri nella quale può essere accettato. E che cosa significa? Cosa fa? Prende, questa è una cosa veramente interessante che dice Moiso, prende alcune caratteristiche del proprio principe, quindi alcune caratteristiche personali, e le rende noi diciamo congelate, cioè le porta all'estrema rigidità, per cui non ci può essere nient'altro. Capite bene che in quest'ottica la visione dell'identità come un'integrazione di aspetti di sé diversi è ben lontana. Quindi cosa succede in Solino? Che la sua maschera, quella che ha accettato di essere, è quella del competente affidabile. Il rospo è il solo arrabbiato, cioè tu mi togli energie perché io per essere competente e affidabile, per essere il tuo sostegno, spendo 10 ore del mio tempo dopo per recuperare, no? E il principio annichilito, cioè il bisogno d'amore e la fame di riconoscimento, che è quella cosa che nella relazione con la mamma, nonostante sia stata estremamente invasiva, presente, eccetera, eccetera, non c'è stata assolutamente. Troverete nel nostro articolo questa sintesi, perché? Perché che cosa facciamo? Consideriamo i livelli di identità e l'aspetto temperamentale secondo 4 gradi di impasto. Il 4° grado di impasto è quello che ha accennato Rino, io e Enrico abbiamo nominato in un articolo l'anno scorso, che ha a che vedere con aspetti temperamentali in conflitto. Per quello che riguarda questo caso è evidente che l'aspetto temperamentale in conflitto è la curiosità con l'evitamento del danno. Nel secondo grado di impasse, quindi quello che riguarda il principe annichilito, ci sono delle ingiunzioni e controingiunzioni che sono segnate nel corpo, vado veloce perché le cose più o meno le abbiamo già dette, nel terzo grado. Nel secondo grado di impasse ci sono delle convinzioni che sono parzialmente accessibili e i giochi sono di secondo grado, terzo grado, questo è il livello del copione. E il primo grado di pass, quindi della maschera, abbiamo delle caratteristiche naturali congelate, quelle che vi dicevo prima. Troverete nel libro un errore perché il primo grado di pass è legato al controcopione, non al copione, il secondo grado di pass è collegato al copione e il terzo al protocollo.
Sulla psicopatologia vado veloce perché tanto l'avete già immaginata, no? Essere amati significa far tutto, la decisione è questa qua, spinte, ingiunzioni, i giochi, eccetera. I giochi che porta avanti gli servono a portare avanti questa è la modalità, no? Abbiamo detto, se questa è l'eziologia, come la guardiamo noi? Come la guardate tutti? Siamo analisti transazionali, quello che noi guardiamo è il gioco, le ingiunzioni, le spinte, cosa servono, cosa mantengono, e il copione suo è un copione tragico, dove alla fine finirà il suo copione tragico come un barbone fallito. Le impasse che abbiamo già detto prima, dove le impasse temperamentali è proprio tenere insieme queste differenze che sono proprio nella sostanza. Quindi che cosa abbiamo fatto a livello di piano trattamento con lui? È stato importante focalizzarsi su un aspetto di empatia che era legato al sintonizzarsi sul suo bisogno di riservatezza. Non vi sto a spiegare l'aspetto di decontaminazione e di confusione che, come Imma Savastano dice, non hanno a che vedere con fasi, ma più che altro con spirali, sì, ma anche con figure a sfondo rispetto a questo. Non ve le elenco, queste sono le tecniche che normalmente abbiamo usato. Vi voglio dire solamente che negli aspetti controtrasferali, che non ho detto prima, ora posso dire, sugli aspetti controtrasferali, ad esempio, e su questa sintonizzazione della riservatezza, io ho dovuto fare i conti come terapeuta sul fatto che, avendolo in terapia da un anno, lui dopo un anno mi abbia detto che ha una relazione con una donna sposata con un figlio che lo chiama ormai da 15 anni, cioè ora è sposata, prima non lo era, e che incontra solo quando lei lo chiama, eccetera, eccetera, e lui dopo un anno me l'ha detta questa cosa, che c'era questa persona che comunque da 15 anni, no, quando aveva 15 anni, quasi il primo rapporto aveva avuto con lei, e lui me l'ha detto dopo un anno dicendo: non pensavo fosse importante. Beh, potete immaginare a livello controtrasferale come è arrivato, quello che ho dovuto fare, quello che è stato importante che io facessi per restare in relazione con lui. Alla fine il trattamento ha avuto un tot di anni di terapia individuale, nel quale lui si è dato il permesso di stare nella relazione con me senza sentirsi invaso, senza sentirsi di dover recuperare o quant'altro, e poi il passaggio alla terapia in gruppo, dove anche lì prima è stato un passaggio, un punto d'arrivo, ora è un punto di partenza. E non aggiungo altro, vi ringrazio per l'attenzione.